1 femminile. Elenco dei partenti, ragazzi suddivisi oramai in due categorie, primo anno e secondo anno. Partiamo quindi con gli atleti più giovani, già schierate sulla linea di partenza, dunque Chiara Gandolfo, Anais Pedroni, Giulia Marchini, Gilda Marianelli, Alessia Lazzarini, Camilla Fattori, Chiara Bottinelli, Aurora Scalzotto, Edda Paluzzi, Giorgia Gregalli, Sofia Monelli, Sara Meda, Ilaria Calesella, Alice Ferrari, Viola Monaci, le 15 atlete che hanno acquisito il diritto per partecipare a questa prima finale. Dunque percorso circuito, siamo all'interno dello stadio Sandro Pertini, dunque quella che è la pista di atletica solitamente in tartan. In questo caso intanto sta cominciando a piovere in maniera molto molto intensa, un temporale si sta abbattendo proprio in questo momento con l'inizio delle gare. Dobbiamo dire che solitamente le gare su strada si disputano comunque anche con condizioni di pioggia, fin tanto che permangono le condizioni di stabilità e non viene compromessa la stabilità per gli atleti. Al mio fianco questa sera salutiamo, ci ha lasciato per le prime due serate Alfonso Zenga, impegnato naturalmente professionalmente, musicista, questa sera impegnato in un concerto a Roma, e al mio fianco questa sera consigliere federale della Federazione Italiana Hockey e Patinaggio, ma per tanti tantissimi anni uno dei più grandi fondisti della storia del patinaggio a rotelle, Romolo Bugari. Buonasera Romolo. Buonasera a voi. Allora vedremo assieme questa giornata, ma soprattutto con Romolo parleremo di quello che sarà il prossimo appuntamento nel nostro territorio italiano, perché spetta a lui l'organizzazione ma soprattutto il controllo di quello che sarà il grande evento, il top della stagione, vale a dire il campionato mondiale che si svolgerà i primi di settembre tra Ascoli Piceno e la sua San Benedetto del Tronto. Ma andiamo un attimo intanto a vedere questa situazione della gara, dicevamo categoria ragazzi 1 femminile, c'è stata da qualche anno la scelta di suddividere le categorie ragazzi allievi in due livelli, primo anno e secondo anno, tant'è che era tale in questa età l'abisso e quindi la necessità, per così dire, di aiutare questi atleti che approdano a una nuova categoria, andando dunque a suddividere primo anno e secondo anno. Romolo. Sì, effettivamente, soprattutto sai, i ragazzi primo anno è il passaggio fra, chiamiamolo, l'attività ludica, non proprio competitiva, e questa che invece... Allora si è pensato di dividere la categoria per dare modo ai ragazzi di ambientarsi in maniera graduale. Intanto abbiamo, vedete la grafica e si scivola, vedete come qualche momento di difficoltà nelle curve, attenzione perché siamo ormai alla conclusione, lo sprint finale di questa prima gara, vedete come ci sia grande equilibrio lì davanti, sono in 3-4 a lottare, alzano in due le mani e quindi adesso sarà da capire chi è l'atleta che è riuscita ad imporsi, ci sembra Chiara Gandolfo dell'Eridania Pattinaggio, poi il photo finish decreterà, l'altra atleta ci sembra della Roller Green, Anais Pedroni, ma naturalmente attendiamo l'ufficialità del risultato. Qui intanto continua, anzi sta aumentando la pioggia sempre più, è un vero acquazzone quello che si sta abbattendo in questo momento su Monte Reale Valcellina. Si è conclusa questa finale, adesso le atlete stanno rientrando nella zona dei box, allestita davvero al meglio, ecco vediamo proprio, è incredibile, no, ma la distensione in questo caso con la ruota, Chiara Gandolfo a questo punto si è aggiudicata questo primo titolo, ragazzi 1, 1500 metri in linea con questa ruota. Subito intanto dalla regia Franco Venditti ci fa rivedere le fasi salienti di questa gara, queste 15 finaliste, atlete ancora con condizioni meteo tutto sommato accettabili, con un inizio di gara con pioggerellina ancora non intensa come invece si sta abbattendo adesso sullo stadio Sandro Pertini di Montereale Valcellina. Ultima fase, siamo così arrivati alla volata finale, allo sprint, questa inquadratura frontale vede le due atlete contendersi la vittoria e poi con il photo finish che in effetti dà questo verdetto molto importante. Ragazzi femminili però il secondo anno, vale a dire un anno in più, e questo permette davvero
agli atleti di affrontare meglio il passaggio di categoria, anche perché in queste età, nell'adolescenza, un anno fa davvero la differenza e si vedono anche certe stature rispetto a certi atleti che magari sono ancora un po' in ritardo con lo sviluppo rispetto ad altri che invece hanno già anticipato ampiamente lo sviluppo fisico e anche muscolare, ed è giusto dunque differenziare i due anni dell'appartenenza della categoria. Allora, abbiamo ampiamente annunciato questa grande manifestazione, sarà la rassegna iridata, un po' sofferta dobbiamo dire quest'anno, perché prima una serie di difficoltà a livello internazionale già con gli europei, la rinuncia della Spagna, l'organizzazione da parte dell'Ungheria, qualche momento di difficoltà. Intanto guardate il nostro regista Franco Venditti, molto romantico, che ci propone questo arcobaleno dopo questo acquazzone che ha colpito Montereale Valcellina. Ormai non piove più, tornato il tempo sereno, tra poco anche la pista andrà, l'anello stradale andrà via via ad asciugarsi con il passaggio degli atleti. Dicevamo con questa gara, ma l'appuntamento top, parlavamo appunto di questo campionato mondiale che alla fine, un po' di migrazione per l'Italia, alla fine finalmente ha trovato una degnissima sede, soprattutto perché si parte dalle gare su pista. Ascoli Piceno, pista nuovissima, Romolo. Sì. Non è una pista nuova, questa è una pista che esisteva da tanti anni, ma era stata dimenticata. Sì. Adesso devo dire il Comune di Ascoli Piceno ha provveduto a sistemarla. Io sono stato proprio avanti ieri a vedere i lavori, ormai sono in dirittura di arrivo ed è venuto veramente un impianto stupendo. Noi dal punto di vista organizzativo stiamo cercando di fare il massimo proprio per assicurare una manifestazione di altissimo livello. Tieni conto, Luca, che ci saranno 50 nazioni e 700 atleti, quindi veramente un evento importantissimo. A San Benedetto del Tronto invece faremo le gare su strada e lì abbiamo un circuito stradale realizzato 2 anni fa in occasione dei campionati europei, e devo dire anche quello è un circuito bellissimo dove durante i campionati europei fu battuto il record mondiale di 200 metri. Quindi noi ci aspettiamo gare spettacolari e di altissimo livello. Anche perché ricordiamo che il pattinaggio a rotelle è un osservato speciale da parte del CIO, del Comitato Internazionale Olimpico, impegnato in questa fase con i giochi, e vogliamo anche rendere merito che l'Italia ha già conquistato la prima medaglia d'oro con il tiro con l'arco a squadre, con il nostro poker azzurro, che dunque ha vinto la prima medaglia d'oro delle Olimpiadi con il tiro con l'arco, e il CIO, dicevamo, verrà a vedere qual è l'organizzazione, il livello organizzativo, il livello numerico delle nazioni, proprio perché il pattinaggio a rotelle, soprattutto la specialità corsa, lo dicevamo in questi giorni, è l'osservato speciale per un possibile ingresso a partire, ormai penso sicuramente no, per il 2016 in Brasile, ma per il 2020 ci sono grandi possibilità, grandi opportunità per questa disciplina di entrare tra gli sport olimpici, Romolo. Sì, beh, devo dire che per noi questa è un'occasione da non perdere nella maniera più assoluta, perché come hai detto tu ci saranno 2 ispettori del CIO che verranno proprio a guardare che cos'è il pattinaggio corsa. Io chiaramente faccio un discorso che è di parte, ma io penso che il pattinaggio meriti veramente di andare alle Olimpiadi. Attendi un attimo, Romolo, poi riparliamo ancora, perché siamo davvero al rettilineo finale di questa gara della categoria R2 femminile. Ragazzi, 2 femminile, ancora uno splendido arrivo in volata. Ci sembra un'atleta della Mensana in corpore sano, Matilde Marzucchi, vedete che sta già festeggiando, o meglio 514 il numero dell'atleta, o meglio Irene Paganelli dei pattinatori savonesi. Ecco, vedete questo arrivo frontale, sì, infatti era del gruppo pattinatori savonesi. Irene Paganelli, la vedete già festeggiata dai compagni di squadra, dagli allenatori, dai genitori, perché in questo, ecco, vedete l'arrivo, ma no, meglio dall'interno invece, perché vediamo festeggiare dall'esterno con la distensione del pattino che è coperto, un po' impallato, dall'atleta che invece risulterebbe a questo punto aver vinto il titolo. Adesso la grafica ci proporrà poi la classifica ufficiale, ma intanto noi rivediamo le immagini di questa terza finale, ragazze 2 femminili,
fase iniziale di studio, vedete ci si cerca naturalmente la posizione migliore nel gruppo, ancora con naturalmente molta attenzione sulla stabilità, il fondo stradale è ancora leggermente bagnato e quindi c'è la necessità di fare molta attenzione per non cadere, e vedete che tutte le ruote sostanzialmente sono quelle di color nero, le adatte per la pioggia, e qui siamo allo sprint e sentiamo lo speaker che annuncia la situazione della classifica. Chiara Zelioli, dunque, Redania pattinaggio, ancora un titolo dunque per la società cremonese, un grande risultato, aveva vinto la prima gara con Chiara Gandolfo nei ragazzi 1 e adesso subito il bis con questa gara di Chiara Zelioli che vince al photo finish sicuramente rispetto